scusa, allontanate un attimo, un'ora e poi facciamo. Il servizio che stiamo per mostrarvi merita un piccolo prologo. Venerdì pomeriggio volevamo riprendere la seduta della commissione elettorale che nomina gli scrutatori. Ci siamo quindi recati alle 15.30 presso l'ufficio elettorale e abbiamo acceso la nostra telecamera. Della commissione fanno parte il sindaco sostituito in quell'occasione dal vice sindaco Ribilotta, il consigliere del PD Lotario e due consiglieri del centrodestra Gagliano e Vitali. Sono subito nate delle difficoltà perché Ribilotta e Lotario volevano procedere alla nomina tramite il sorteggio, invece Gagliano e Vitali volevano nominare direttamente gli scrutatori utilizzando l'albo, quindi con il nome diretto. Ribilotta e Lotario si sono opposti e dopo aver sentito la prefettura si è deciso di procedere con tutti e due i sistemi, quindi i rappresentanti del PD avrebbero estratto a sorte e Gagliano e Vitali avrebbero utilizzato il criterio della nomina diretta. Al momento che registriamo non sappiamo com'è finita perché il consigliere Gagliano ha chiesto di allontanare la stampa impedendoci così di registrare con la nostra telecamera le varie operazioni, un fatto grave contro noi ma soprattutto contro i cittadini e contro la trasparenza. A voi il giudizio. Io ritengo, e così pure il vice sindaco presente in questa commissione, che si dovrà procedere alla nomina nel rispetto di quanto previsto dalla normativa presente, ma attraverso un sorteggio preventivo che consenta di essere trasparenti ed obiettivi. Il consigliere Gagliano e Vitali invece non siete stati d'accordo con gli altri due, perché? Ma perché esiste una circolare che è la numero 4, una circolare ministeriale che appunto autorizza i componenti della commissione elettorale a fare una nomina pubblica degli scrutatori. Abbiamo, anche altre volte abbiamo sperimentato che pur facendo la nomina così per estrazione abbiamo visto che si sono verificate delle incongruenze molto gravi, tipo che nella stessa famiglia venissero nominati tre persone, in altre famiglie nulla. Quindi in assenza di un regolamento che preveda o possa eliminare tali incongruenze pensiamo di rispettare la legge e soprattutto la circolare ministeriale appunto che ci autorizza a fare la nomina pubblica e in presenza di un pubblico, quindi senza nessun atto nascosto, ma in piena trasparenza e legalità. Seguendo quali criteri? I criteri sono quelli che praticamente noi abbiamo un albo con 2024 persone, possiamo pigliare un numero qualsiasi, alla persona corrisponde un nominativo e quindi nella piena legalità e nella piena trasparenza. Sembra un'estrazione comunque. Ma guardi, chiamala come vuoi. La legge che regola la nomina degli scrutatori è l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989 numero 95 che dice che la commissione deve nominare gli scrutatori. Poi leggo testualmente, in caso la commissione non c'è l'unanimità, non si raggiunga l'unanimità, si procederà alla votazione secondo la procedura descritta all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989 numero 95, cioè col sorteggio. Il comune di Nicosia stamattina hanno proceduto al sorteggio, per cui la legge, come stabilisce la legge? Voi siete per il sorteggio o siete per la nomina secondo un elenco? Sorteggio. Per il sorteggio? Sorteggio. Perché per il sorteggio? Perché se non esce nessuno da qua, glielo può dire. Cioè, abbiamo bisogno, tutti abbiamo bisogno, non solo i raccomandati, cioè tutti. E quindi siamo per il sorteggio? Sì, siamo iscritti all'albo e abbiamo diritto di essere sorteggiati. Bisogna stabilire la legge dice questo, procediamo al sorteggio. Se la legge è chiara, non vedo per cui ci debba appellare ad altre situazioni, per cui è giusto che si faccia il sorteggio. Signore, io le chiedo di informare la prefettura e siccome abbiamo tempo fino al giorno 4 febbraio per nominarli, chiediamo al prefetto che ci dia indicazioni su quello che dobbiamo fare. È controlegge questa cosa perché la legge prevede, l'ha detto lei poco fa, che non essendoci l'unanimità si procede al sorteggio. Io vorrei, quindi io sono dell'avviso che stasera, se ci sono i numeri, la commissione resterà formalmente costituita, si procede al sorteggio. Ma mettendo nell'urna 2024. Ma perché andare in un muro contro un muro? No, è la legge che lo prevede. Ma tu, ricordi, mi vuoi dire qual è la legge che non ci dà la possibilità di nominarle? Io ti ho parlato di una circolare ministeriale, per favore, dimmi. È nel verbale, te l'ha detto la segretaria, ti ha detto. Signore, io chiedo, l'intervento della massima autorità in provincia che è il prefetto.
siccome abbiamo tempo fino al giorno 4, gentilmente il prefetto ci fa sapere quello che dobbiamo fare. No, assolutamente, se deve fare stasera. E allora mandatelo, se non siete, se la commissione è presente e legalmente costituita, si deve procedere. Allora, ascoltate, io il verbale ve lo posso fermare, allora. Però devo mettere che la seduta si dichiara chiusa. Si dichiara dovete chiusa, dire voi, io non posso arbitrariamente. No, signora, allora, visto che c'è... Dovete... Buscetti, lei è il segretario dell'ente. Signora. La legge prevede che nel caso... Non di maggioranza dopo. Oh, santo Dio. Non c'è unanimità. Due. Ce ne vogliono tre, signora. Ce ne vogliono tre. Siccome non c'è una data imminente, ma abbiamo tempo fino al 4 di febbraio, chiedo che l'ufficio informi il prefetto e che il prefetto e che il prefetto ci dia indicazioni su come comportarci. Vergogna! Aspetta un attimo. Allora, questo è da 10, aspetta, 10. No, ma no, no, ho capito. No, facciamo così. 10, 20, 30, 40. Sì, cioè, perfetto. Sei, aspetta, mettiamoli in ordine. Dall'1 a questo. Chiamiamoli in ordine, allora, aspetta, mettiamoli in ordine. Andare via. Metà voti, quelli della destra, saranno scelti col nome da parte del consigliere Gagliano e da parte del consigliere Vitali. Invece il consigliere Lotario e il vice sindaco Ribilotto hanno deciso di sorteggiare i loro 58 nomi. Sto chiamando la polizia perché qua si sta per trovare scusa, allontana, allontana e poi facciamo. Ecco, si procede alla nomina. Il consigliere Gagliano e il consigliere Vitali hanno deciso di nominare loro la loro parte di scrutatori. Il consigliere Lotario e il vice sindaco invece hanno deciso di procedere, per gli scrutatori che competono a loro, al sorteggio. Gli animi si sono proprio riscaldati, tanto che il consigliere Gagliano, che aveva accettato la nostra presenza all'interno della stanza della commissione, poi si è un po' innervosito, probabilmente avrà avuto i suoi buoni motivi e ha preferito che uscissimo dalla stanza. Il nostro servizio si conclude qui. Volevamo mostrarvi come si formano queste liste per gli scrutatori, volevamo tutelare i cittadini, ma non ci è stato consentito. A voi il giudizio finale.